23 gennaio 2016, in 100 piazze italiane, questa manifestazione che si chiama Svegliati Italia. Cosa ne pensi? Che non bisogna parlare dei diritti civili senza vergogna, perché in Italia c'è, su alcuni argomenti c'è un tabù, c'è c'è prudenza, c'è una paura di disturbare, di fare rumore. Ci sono argomenti che vengono trattati con coraggio, altri invece che vengono sussurrati come se si disturbasse qualcuno. Ma qua noi non siamo contro nessuno, noi siamo per la tutela, e non solo la tutela passiva, ma per la promozione di diritti, non contro qualcuno, questo che non si è capito. Quindi ben vengano anche le provocazioni gioiose, colorate, come oggi, se servono a fare capire che in questo paese i diritti fanno parte di tutta, di tutto il, cioè il concetto di diritto va inteso a 360 gradi. Non è che ci sono. Allora, se dobbiamo scendere in piazza per i diritti degli animali, scendiamo, per i diritti dello sport. I diritti sono i diritti di tutti, o no? Uguaglianza giuridica dinanzi alla legge di tutte le persone, indipendentemente dal sesso, razza, religione, orientamento politico. L'articolo 29 della Costituzione, ma anche il 3, lo dice. Quindi oggi siamo qui in questa piazza per i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma anche per la tutela anche delle persone transgender, di tutti. Un domani si potrà essere in piazza per altri diritti. Comunque in Italia, purtroppo, ancora oggi ci sono delle disparità. Sì, ci sono delle disparità, proprio ritengo per quello che dicevo prima. Ci sono delle, no, non si vogliono disturbare determinate caste, determinate lobby, che di facciata fanno passare, trasformano un messaggio che è un messaggio di pace, di speranza, di gioia, come un messaggio che mina le radici della società, che mina non so che cosa, non mina niente. È una difesa, ma è anche una promozione, chiaramente con gli strumenti che sono gli strumenti che ci dà la Costituzione, la partecipazione, il diritto, il coinvolgimento della gente, le iniziative legislative e così via. Perfetto, buona manifestazione e speriamo che qualcosa cambi. Grazie e buon lavoro.